Buona giornata cari telespettatori, e un buon caffè, non vi preoccupate non vi lasciamo soli neanche questo venerdì 18 di marzo, anzi siamo qui per una bella storia come al solito, una storia che questa sera potete andare a godervi a teatro alle serre di Grugliasco eh, dentro la programmazione del Circo Vertigo e qui con noi Daniela Cristofori. Daniela buona giornata e benvenuta, benvenuta in Piemonte innanzitutto perché è una prima regionale. Esatto, grazie, benvenuta. Mi sento molto benvenuta e buongiorno a tutti buongiorno. voi. Grazie mille. Noi abbiamo già chiacchierato prima del caffè, ci siamo già fatti due, due risate. E vieni in Piemonte eh, con tuo marito Giacomo Poretti, protagonisti di un duo dentro una stanza particolare. Io dico solo il titolo dello spettacolo, eh. sarebbe grugliasco questa eh. sera. È eh, Funeral Home allegria allegria allora, <ride> cosa succede allegria no <ride> ma succede che eh, noi siamo eh, una coppia di anziani eh, lui e lei lei rita lui ambrogio e, e questi due signori stanno Mila proprio milanese, a eh, ambrogio, proprio milanese. <ride> ambrogio 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 <ride> Rita, ma ci piaceva. Rita è molto musicale nel testo, insomma. Poi e, Santa Rita Torino è una bella tradizione, eh, 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 Con eh, un giorno no, bellissimo, eh, il 22 maggio, 22 maggio segnato esatto, sul canale. Esatto, esatto. No? Io lo Quindi, so Rita è un broccio. Abbiamo, abbiamo il santuario di Santa Rita, e ci vado tutti gli anni. Eh, eh ok. Allora, Rita e Ambrogio eh, vanno a un funerale ovviamente, e quindi l'occasione è ghiotta per parlare del tema della morte. Ma questi due signori eh, anziani sono un po' forse se vogliamo il prototipo di una tipica coppia dove lei ne vuole parlare e lui no, ovviamente. No, no assolutamente. Ma. <ride> E che, che, che cos'è che lo rende ritroso nel, senza svelare troppo dello spettacolo, eh? perché chiaramente eh, e già, eh, che, che cos'è che rende Ambrogio eh, ritroso dal, dal parlare della morte? Beh, Ambrogio non ne vuole parlare eh, perché mm. ovviamente mm. ne ha molta paura e anche perché eh, essendo loro due anziani sono forse quelli più candidati di tutti noi ad essere vicini a quel momento e quindi lui assolutamente non ne vuole parlare. Invece lei, come, eh, invece intanto è donna e quindi noi donne... Siamo così, no? Ne vogliamo parlare sempre di tutto, quindi siamo, lei Rita a me piace tantissimo perché... Anche, nella genesi, molto. Eh? Anche, Anche nella, nella genesi, eh? Anche nella Genesi, quando il serpente doveva attaccare il bottone con qualcuno è partito da Eva. E con chi lo fa poteva fare? Solo con Eva. <ride> Quindi lei invece non si lascia scappare questa ghiotta occasione e da questo ovviamente contrasto nasce, eh, nascono tante situazioni comiche che hanno a che vedere sia con la coppia in generale che è un tema che ci sta molto a cuore e sia con il fatto della, come dire, della rimozione del tema della morte perché... Eh, sappiamo tutti che eh, in qualche modo noi sempre cerchiamo di evitarlo questo argomento anche se è l'unica certezza che abbiamo in fondo ma in, in questo volerne si parlare si può dire posso dire sì, sì, sì. sì, eh, eh. no 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 eh. è, 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 è la realtà eh, è la realtà abbiamo e questo volerne parlare di vita però non è frivolezza cioè ci no. sono in, in Rita e in Ambrogio tra virgolette due caratteristiche anche eh, due tipologie di approccio differente di un maschile e di un femminile che si approcciano a questa certezza sicuramente eh, c'è questa differenza che un po' ho già delineato però ecco diciamo che Rita porta un po' il tema di come Possiamo prepararci a questo, a questo dirci l'ultimo addio mantenendo però il legame, cioè lei è una cosa su cui comunque non ha dubbi: che lei vuole eh, bene, vuole bene a suo marito, vuole eh, non vuole separarsi. Non posso, svelarsi, non posso svelare ovviamente il finale perché il finale è, ecco, nello spettacolo si ride, ma il finale è anche, è anche, vuole essere poetico e aperto e quindi, come dire, la nostra intenzione è proprio quella di aprire una riflessione e stimolare a non mh, così evadere il tema della morte o non volerci... Sempre distrarre eh, da questo tema. E poi c'è il tema della vecchiaia, dell'invecchiare, che è anche molto. Io mi diverto per esempio tantissimo a trasformarmi in questa anziana signora, perché dall'alto dei suoi anni lei ha anche una grande libertà, la libertà proprio di poter parlare di tutto, di qualunque cosa, perché non ha più in fondo niente da perdere. Perché le cose che doveva fare, le ha fatte, e quindi, questo è anche, secondo me, il punto, come dire, è lei che porta avanti il discorso. Se fosse per lui lo spettacolo non ci sarebbe. Diciamo. Cioè, lo spettacolo fi finiva eh, all'aprisi alla del Sipario alla cioè, del Sipario si è aperto, inchini è <ride> <e> stato bello. <ride> L'attualità di questo tema, ehm, anche in considerazione no, di un'altra professione che tu svolgi, è, è tanto più attuale in un periodo in cui arriviamo dove sentiamo forte, eh, situazioni in cui siamo stati privati addirittura dell'ultimo saluto, del, dell'ultimo passaggio, non siamo riusciti neanche a simboleggiare, cioè a dare eh, un vero ultimo saluto immaginiamo qualche eh, situazione drammatica tragica eh, dell'inizio della metà ma anche mh, del proseguo della pandemia sì e anche forse aggiungo anche adesso no se pensiamo all'Ucraina ok eh, allora lo spettacolo è dedicato proprio a chi non ha potuto salutarsi anche eh, dopo il covid durante il periodo della pandemia e mh, dal mio punto di vista, come eh, terapeuta, eh, mi sento di dire che eh, non, non muore una relazione, cioè la morte non ci impedisce di sentire vivo il legame eh, con la persona che fisicamente non c'è più. E quindi è importante, mh, come dire, prepararsi e. Eh, dare, eh, inventarsi un qualche rito, un rituale che se non è stato possibile effettuarlo al momento, ma lo possiamo eh, immaginare, lo possiamo fare anche a posteriori, perché il legame non muore mai. Questa è un po' l'idea. Poi non posso ovviamente eh, entrare eh, in, in troppi dettagli, però eh. Eh, lo spettacolo vuole essere una un tocco leggero su questo tema così difficile, così scomodo, ma alimentare la speranza, ovviamente. Mm. Daniela, è quanto importante sul trattare alcuni aspetti dell'indicibile, eh? ma anche sperimentarli il teatro, perché il teatro poi diventa quel luogo eh, sacro, tra virgolette, in cui si possono davvero eh, parlare e affrontare eh, gli argomenti. Importanti della vita, l'amore, ma anche l'odio, l'otello, l'invidia, la, eh, certo. la morte. Eh, eh, che, che ruolo ha il teatro per raccontarselo come comunità, e anche per mh, provare a, a, a viverli personalmente calcando la scena. Ma allora, noi non dobbiamo dimenticare che il teatro alle sue origini era un luogo assolutamente vitale. Se penso al periodo di Shakespeare, la gente andava a teatro, mangiava, beveva, eh, stava ore e ore, trascorreva una, una buona parte del suo tempo a teatro, anche facendo le cose quotidiane, ma ascoltando e vedendo sulla scena accadere cose che riguardano anche la loro vita, quindi avendo anche la possibilità... Di, di portare in un luogo deputato e, come dici giustamente tu, sacro nel termine eh, più alto, eh, della, della, nel significato più alto di questa parola, la loro vita, la possibilità di portare le loro emozioni, i loro vissuti, di immedesimarsi e di trasformare questi vissuti in un sentire eh, collettivo. Quindi di connettersi, di non essere isolati e quindi a, a maggior ragione io credo che oggi l'importanza di andare a teatro è proprio questa possibilità di connettersi, di stare in presenza, di vedere qualche cosa che non rivedi quando lo vuoi tu, ma che è lì e che accade in quel momento e noi abbiamo un po' perso questa capacità di stare nel qui e ora. Siamo sempre dislocati temporalmente, sappiamo che accade una cosa, ma no, adesso no, me la vedo dopo. Invece il teatro ci, ci scuote un po' da questa pigrizia anche, no? fisica ma anche mentale a volte. Eh, domanda da rumori fuori scena o rumori di scena, cioè eh, da backstage, eh, la scena più <ride> difficile da fare con Giacomo qual è? C'è cioè, quella. <ride> Que quella che anche allora, nelle prove quindi... no, la, la cosa più difficile con Giacomo è che lui vive dell'improvvisazione quindi lui si diverte eh, a fare cose che naturalmente non sono scritte da nessuna parte nel copione ma che sono le cose più belle quindi il fatto di essere eh, marito e moglie ci dà questo grande privilegio che tra noi c'è una grande intesa quindi io lo lascio fare e gli vado dietro, e questa cosa ci fa divertire moltissimo. Molti pezzi improvvisati sono quelli che la gente si porta a casa quella sera e, e che riguardano, cioè, credo che sia anche un bel modellamento per le coppie di poter giocare, divertirsi e a volte anche se uno sbaglia, ah, se io sbaglio in scena. Andiamo avanti un quarto d'ora perché lui non me la lascia passare. Ah, te te... O viceversa, quindi noi giochiamo molto tra di noi e questa cosa. È... Io lo dico, però questa, e lo questa cosa, cioè questa di cosa di è di di curiosa. cioè Voi avete anticipato i vostri dialoghi, i vostri dialoghi di 25 anni, <ride> praticamente, cioè... sì. E eh beh, certo, noi eh, in quanto attori e eh, creativi ci siamo fatti già un'autoterapia, quindi arriveremo alla nostra vecchiaia contenti, si spera. Allora, Daniela, noi ti ringraziamo davvero per questo caffè in, eh, insieme. L'appuntamento è eh, per questa sera, le stelle di Grugliasco, con te, con eh, Giacomo Poletti, per Funeral Home. Eh, Un'ultima curiosità in fondo, com'è com è stato dopo tanto tempo? Cioè, dietro le quinte ci raccontavamo di una passione teatrale nata in oratorio, no? e, e poi dopo un po' di tempo, dopo altre strade, uno eh, ritorna a solcare la O di legno, come la chiama eh, Shakespeare. Eh, com'è stato questo passaggio tra un amore in, dell'infanzia, il teatro coltivato in oratorio e questo ritorno? Ma io te la dico così, per me è stato come tornare a casa. Il teatro è una casa, è un luogo bellissimo, è un salotto che ti accoglie e ti accoglie in compagnia di amici. Ridere, sentire il pubblico ridere, respirare eh, con, con te, con il tuo compagno in scena, è un dialogo che alla fine è un dialogo a tre. Siamo io, Giacomo e il pubblico e quindi anche questa sera vi aspettiamo a braccia aperte e grazie 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 a te di cuore a questa sera e un saluto una buona giornata a te e una buona giornata a tutti voi cari telespettatori grazie buona giornata anche a voi